Giornata di festa all'Istituto Montessori di Alcamo, qui con noi il dirigente scolastico Salvatore Sibilla, buongiorno, il quale ci presenta questa iniziativa che è inaugurale, no, per questo nuovo anno scolastico e anche per cogliere l'occasione di presentare il nuovo indirizzo montessoriano, è giusto, che avete appena avviato, se ci può parlare anche di questo. Grazie. Sì, è una giornata a cui stiamo lavorando dall'anno scorso, dal mese di giugno, e che oggi vede il coronamento di tante collaborazioni. Abbiamo con noi l'Opera Nazionale Montessori in rappresentanza di Benedetto Scoppola, del Presidente, c'è la dottoressa Monia Ranci, ma oggi non solo abbiamo l'indirizzo Montessori ma anche il percorso di indirizzo musicale, e quindi ringrazio anche il referente del Trinity College London che ci ha omaggiati anche della sua presenza. È un giorno di festa, oggi noi vogliamo dare atto alla comunità scolastica di questa nuova offerta formativa che vede sia alla scuola primaria l'indirizzo montessoriano ma alla scuola secondaria di primo grado lo studio dell'arpa, dell'oboe, delle percussioni e della fisarmonica. In concreto questo nuovo indirizzo che cosa ha di speciale per chi non lo conoscesse? Allora, l'indirizzo montessoriano, intanto per chi non lo conosce, ovviamente noi quest'anno scolastico avremo un'agenda ricca di appuntamenti dove appunto i genitori che ne volessero sapere di più possono venire a parlare con noi e noi presenteremo l'offerta formativa. Intanto brevemente dico che è una didattica esperienziale laboratoriale che trova, come dire, il coinvolgimento, l'utilizzo di materiali scientificamente strutturati dalla nota pedagogista Maria Montessori, e che fanno in modo, insomma, che i bambini, i ragazzi che si approcciano ai contenuti disciplinari possano fare esperienza dei contenuti disciplinari in chiave plurisensoriale. Bene, adesso io direi di passare la parola intanto a chi per l'Opera Montessori. Buongiorno. Allora, ci ricorda quindi il suo nome, la sua qualifica, il suo ruolo in questa giornata. Abbiamo qui con noi quindi. Io sono qui in rappresentanza dell'Opera Nazionale Montessori, che è l'opera che è l'ente che sovrintende al metodo in Italia e anche all'estero, nelle scuole estere. Sono venuta per vedere questa realtà che sta nascendo e devo dire che ho trovato qui nel territorio una ricchezza, una possibilità. Diciamo che Montessori è un'educazione come aiuto alla vita, no? Di questo è quello che credeva fortemente la nostra scienziata più che educatrice, che ha costruito proprio questo metodo che non è prettamente un metodo didattico ma è proprio un metodo come aiuto alla vita. E vorrei citare delle sue parole proprio in occasione di questo inizio, di questa nuova prima in questo territorio, una scuola primaria, quindi un passaggio anche di piano di sviluppo, lei li chiamava, i bambini che dai 3-6 anni passano ai 6-11 anni con altri tipi di bisogni, con altri tipi di necessità di relazione con gli adulti, che appunto sono dei bambini, come lei diceva, che non camminano più con le proprie non apprendono più con le proprie mani ma bensì camminano con le proprie gambe e apprendono. Quindi noi educatori, noi adulti ci proponiamo proprio questo, vogliamo degli allievi non compiacenti ma appassionati, e vogliamo seminare in loro non della teoria ma appunto della vita. E la realtà di Alcamo, ripeto, questo è quello che ho potuto vedere, accertare, ha tutte le ricchezze, le qualità, le competenze per avviare un percorso di questo tipo, che poi è l'attualità che ci richiede i nostri tempi, perché comunque Montessori è attuale, diciamo, nel tempo. Diciamo così, è un po' visionaria del futuro. Lei è originaria di quale località, se posso domandarglielo? Io sono originaria delle Marche, la regione Marche, nella provincia di Pesaro, Ancona. Quindi sappiamo che a Chiaravalle è stata creata la fondazione Montessori, appunto, è giusto? A Chiaravalle è presente la Casa Museo Montessori, perché Montessori è nata a Chiaravalle,
nel 31 agosto del 1870 e lì in questa casa che è stata allestita ad un museo possiamo avere e vedere la grandezza di Montessori, perché all'apertura di questa casa diventata un museo c'è proprio un planisfero enorme proprio per trasmettere il messaggio Montessori cittadino del mondo, perché Montessori ha girato in tutto il mondo, ha abbracciato tutti gli esseri umani, tutte le religioni, proprio fino ad avere un sogno, quello che era prima di morire la grande, vedere gli uomini uniti sotto una grande nazione, ma non perché tutti dovessimo avere la stessa lingua, la stessa religione, le stesse idee, ma uniti proprio nel vero senso dell'umanità. E qui a Chiaravalle appunto c'è una fondazione, la fondazione Montessori di Chiaravalle, che è un ente decentrato dell'Opera Nazionale Montessori che si trova a Roma e si occupa della formazione nelle Marche, non solo. Bene, allora la ringraziamo. Vuole aggiungere qualcos'altro? Sì, mi dica pure. Qualcos'altro? Vi invitiamo tutti a venire nelle Marche a visitare questa casa Montessori, che è interessato, insomma, vi accoglieremo a braccia aperte. Grazie ancora e direi a questo punto allora di passare la parola a Don Enzo Santoro, che è il parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù, il quale è presente in questa giornata, ripeto, di festa e che è anche una giornata importante perché è commemorativa del martirio di Don Pino Puglisi, 15 settembre 1993. Sono trascorsi 30 anni ma la memoria è sempre, il ricordo è vivissimo. Certo, io l'ho conosciuto quando ero in seminario, lui era padre spirituale e abbiamo avuto dei momenti bellissimi. Quello che ricordo è sempre il suo sorriso, non riuscivo mai a vederlo senza sorridere, e quando mi incontrava in un attimo zacchete e dava sempre sorrisi, con saggezza, con semplicità, con autenticità umana, no? Una bellezza veramente grande. E di Padre Pino non finiremo sicuramente di dire quanto sia stato utile e prezioso la sua testimonianza, e specialmente pensando ai giovani, pensando alle scuole, pensando al futuro della società. Pensando che questo sia costato un tale sacrificio, ma che vale sicuramente la pena diciamo, ricordare e mettere in pratica. Non ne possiamo fare a meno, sono patrimoni dell'umanità, dico io, sono tesori, forza della natura, forza dell'amore, forza del cuore e della fede, dato che è stato fatto anche per amore del Signore. Sembra non casuale allora la scelta di questa giornata, il fatto che ci sia proprio questo momento di sensibilizzazione soprattutto alla pace, oltre che in linea generale all'importanza dell'educazione. Avete ballato, avete cantato facendo riferimento anche ad uno zaino pesante e alla liberazione di queste bellissime colombe bianche, simbolo di pace. Ci può spiegare meglio? Certo. Lo vediamo tutti i giorni, poi specialmente noi ad Alcamo sappiamo come tristemente qualcosa di molto brutto e drammatico è successo e ci piange il cuore, sinceramente è così. Ci sarà il momento per migliorare come dovere. Per quanto riguarda quello che abbiamo detto, questo zaino pesante è la pesantezza del nostro cuore, l'abbiamo detto, lo zaino è un luogo di vita dove trovi ciò che ti aiuta a crescere, metti il materiale che poi devi usare, ma sei tu l'artefice, il demiurgo che lo trasforma in pace. E quindi chiamando per nome, senza fare, scusate, sono infantilismi, no? Dire ho sbagliato, ho detto bugie, non sono infantilismi, c'è da prendere sul serio la verità, il valore della verità, c'è da prendere sul serio l'impegno a dare una mano, perché altrimenti si rischia di far sbagliare le persone per bisogno. E cose molto serie, come serio anche questo piccolo umile di segno di lanciare le colombe che da sempre ci trasmettono il messaggio eterno della pace, di un cielo, di una libertà, di un futuro che non sappiamo tutto ma sappiamo quanto ci basta, lo costruiamo noi con le nostre scelte. Grazie Don Enzo Santoro, manteniamo la consapevolezza di vivere purtroppo in un mondo complicato nel quale l'animo umano non sempre trova la forza
anche di riuscire a trovare questa leggerezza, a ritrovare questa leggerezza di cui lei ha parlato, perché molto spesso c'è chi è molto generoso, anche una bontà d'animo, ma subisce e riceve anche dei torti, ed è molto difficile riuscire a mettere in pratica, resistere anche, insomma, come diceva giustamente lei. Sì, perseverare, ma questo ci aiuta alla profondità del cuore, non conosciamo tutto, ma ci fidiamo, noi diventiamo quello che scegliamo, se scegliamo scelta dopo scelta, giorno dopo giorno, ce la faremo, anche se non vediamo tutto, ma del resto è indispensabile la fiducia per vivere. Grazie, e allora ci aggiorneremo volentieri su prossime vostre iniziative. Don Enzo, così, buona giornata. Auguri, tanta pace. Qualsiasi cosa che la verità, ma non sarà così. Oh, Egil! Ancio Ghezzano! Ma come è così pesante? Aspetta, non si può neanche camminare. Vedi? Ho litigato. Ah, per questo è pesante.